Salve a tutti ragazzi, benvenuti ad un altro episodio. Scusate per la mia lunga assenza, non lunga, abbastanza lunga assenza, ma io lavorando part time non ho tanto tempo a disposizione, sapete, faccio come il Lambre in coerenza che lavora part time per avere meno tempo libero rispetto ad un lavoro full time. In questo video leggeremo un commento fatto da un utente, un commento sotto uno dei video dell'Ambre in coerenza, e secondo me questo commento riassume perfettamente la condizione in cui il canale dell'Ambre in coerenza al momento sta versando. Il commento è scritto un po' in un italiano lambrenedettiano e dunque ci saranno dei punti che secondo me può darsi vanno un po' tradotti. Vediamo un po' questo commento. Zacchete, chiaramente ho nascosto il nome dell'utente perché comunque sia in questo canale l'educazione viene prima di tutto. Oramai non li guardo nemmeno i video di Lambrenedetto, anche io infatti sto facendo la stessa cosa. Ultimamente li sto guardando sempre meno, perché il perché ce lo dice il commento stesso. Li stoppo e leggo i commenti. Sì, infatti, secondo me, ripeto, è più interessante leggere i commenti che ci sono sotto i video dell'Ambre in coerenza piuttosto che guardare i suoi video, che tanto trattano sempre gli stessi temi a rotazione. Li stoppo e leggo i commenti. Scopro che dice sempre le stesse cose, esattamente. Dice sempre le stesse cose, tratta sempre gli stessi temi a rotazione. Banali e qualunquisti, io avrei scritto. Che più non si può. Vero, concordo. O che spinge i polli ad iscriversi al suo Patreon. Eh? Un vero giullare del web, esattamente. Secondo me, anche secondo me, il Lambre in coerenza è un vero giullare del web. A Lambre ne dei. Ma lo sa che quelli che pensano di essere più furbi pensando che gli altri siano scemi sono in verità i più ignoranti? Questa parte finale è perfetta secondo me. Ripeto, ci sono delle parti scritte un po' in un italiano lambrenedettiano, ma non penso sia colpa dell'utente che ha scritto questo commento. Qualche volta scriviamo i commenti magari sul telefonino e per digitare no, abbiamo poco spazio per i nostri pollicioni e magari qualche volta si scrivono cose in un italiano un po' lambrenedettiano. Buon ragazzi, allora per questo video è tutto. Se concordate con me fatemelo sapere nei commenti, se non concordate fatemelo sapere sempre nei commenti, se concordate con questo utente anche fatemelo sapere nei commenti. Per questo video è tutto, un caro saluto da Il Buzzo, ciao ragazzi!